Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuovissima guida dedicata alla challenge mod del raid di Oryx. E in questo video andremo a vedere come affrontare la prima di tre sfide, quella del sacerdote di guerra. Innanzitutto, per poter affrontare questa challenge mod, banalmente dovremo semplicemente startare il raid di Oryx, non importa in che difficoltà, infatti lo si potrà affrontare sia in normal che in hard mod, e naturalmente anche i drop saranno in parte diversi, ma su questo punto ci arriveremo. Innanzitutto, in che cosa consisterà la sfida? Molto semplicemente. Dovremo ammazzare il sacerdote senza che nessun giocatore abbia posseduto l'aura del neofita per più di una volta. Avete presente quando si attiveranno i glifi, dovete attivare le tre piattaforme e poi un giocatore avrà l'aura rossa intorno? E soltanto stando dentro quel cerchio rosso, dentro quell'aura rossa, si potrà infliggere danno al sacerdote? Ecco, per poter completare questa sfida, quella del sacerdote, ogni giocatore potrà utilizzare quell'aura, potrà possedere quell'aura, dovrà consumare i 5 stack di quell'aura al massimo una volta. Quindi, banalmente, visto che l'aura non è scelta casualmente, ma è l'ultimo giocatore che salirà sull'ultima piastra, mettetevi d'accordo con i vostri compagni e fate in modo di non far salire due volte lo stesso giocatore sulla propria piastra come ultimo. Per quanto riguarda invece tutte le altre dicerie, non c'è un limite di giri, o meglio, il limite è sempre a 4 per il semplice motivo che il sacerdote in generale va ucciso entro 4 giri e non importa se qualcuno morirà. O per meglio dire, è rischioso quando il portatore dell'aura del neofita morirà, per il semplice motivo che l'aura passerà a un altro giocatore e potrebbe capitare a un giocatore che ha già posseduto in precedenza l'aura e che quindi vi annullerebbe la sfida. Tolto questo però non avrà importanza, gli eventuali stregoni potranno morire e rianimarsi, mentre in generale nella normal mod non dovrebbero esserci problemi. Infine, parliamo di tanto ambiti drop. Nella modalità normale dropperà di sicuro un artefatto 310 e o il lanciarazzi o la mitragliatrice o il fucile di precisione da 310, mentre in hard mod dropperà artefatto 320 sicuro e o il fucile di precisione o la mitragliatrice o il lanciarazzi a 320. In entrambe le difficoltà, la prima volta che la completerete vi darà il frammento calcificato, uno dei tre che ancora non si erano scoperti, e solamente completandola in hard mod vi darà anche un emblema unico. Inoltre, se voi la completerete soltanto in hard mod, vi darà i drop sia di quella normal che di quella hard. Quindi, se appena appena siete un po' abili, vi conviene fare direttamente in difficile per ottenere i doppi drop. Ultima nota, visto che a qualcuno potrebbe interessare, se avrete già completato il sacerdote senza completare anche la sfida, potrete tranquillamente rifare il raid o rifare semplicemente il sacerdote e provare nuovamente a fare la sfida. Vi garantisco, leggendo in giro, ne sono abbastanza sicuro, che i drop della sfida vi verranno forniti in ogni caso, anche se in questa settimana avrete già completato quella parte del raid senza completare anche la sfida. Dunque, ragazzi, per quanto riguarda questa prima di tre guide dedicata alla challenge mod del raid di Oryx è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e vostra utilità, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!